Ci tengo a puntualizzare una cosa. So che mi hai visto probabilmente fare i compiti a Leonardo. In realtà io non sto facendo i compiti a Leonardo. Semplicemente lui, essendo disgrafico, a volte ha molta difficoltà nello scrivere e si stanca parecchio, soprattutto matematica, cioè l'ordine non rientra proprio nelle sue caratteristiche. E quindi spesso io scrivo per lui, ma lui mi detta, cioè, quindi io non faccio i compiti, io sono praticamente solo un mezzo per arrivare alla fine di un lavoro, ecco. E questo lo dico principalmente perché spesso ricevo messaggi di ragazzi, ma anche di mamme a volte, che mi chiedono di fare una sorta di scheda del libro sui libri che ho letto. E non funziona proprio così. Quindi non faccio queste cose. Ecco, questa piccola parentesi, perdonami, ma ci tenevo. Allora, questa giornata è finita e io come una rimbambita nel mettermi la cintura mi sono accorta che ho tenuto il taglierino. Brava Laura, metti i leggings che non hanno le tasche, così usi altre tasche. Sto prendendo i miei meritati 40 minuti di relax. È una giornata strana perché poco aperta, il sole va, viene, ma quando c'è comunque se non è che splenda da paura. E adesso torno a casa con un po' di fiatone e sperando di aver perso almeno un grammo e poi vado a stirare. Ah, domani però riposo. La mattina ho da andare a pulire. Però mi godo un po' la giornata, quindi che bello.
Uffa, non ho trovato l'uovo che volevo e quindi mi toccherà provare da un'altra parte. Vabbè, dopo questa piccola delusione e un film strappalacrime che ho appena finito di vedere, ovvero Incrocio di destini, bello, perché per carità bello, ma ragazzi, cioè anche no, direi che concludo qui questo vlog e ti do appuntamento al prossimo, ovviamente. E nel frattempo mi sa che io andrò avanti a leggere di Thomas. Ah, gran bel personaggio Thomas, sì. Ma te ne parlerò quando avrò finito anche il terzo libro della serie Better. Bene, ti saluto, ti mando un bacione e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!